Posso fare una domanda? Volevo sapere cosa ne pensa della canzone di Gianna Nannini. Quale? Non so, perché non ho seguito. Cosa ne pensate della canzone che ha fatto Jovanotti? Jovanotti. Bellissima. Senti, chi non ti è piaciuto? Perché è sempre la domanda, chi non ti è piaciuto? Ma questa è una domanda un po' difficile, perché comunque tanti sono bravi. È un po' difficile dire uno che non mi piace. Aspetta, ci devo pensare un attimo. No, aspetta, fammi pensare un attimo. Ti faccio una domanda. Cosa ne pensi della canzone di Fiordaliso? Anche bella. Vero, ci ha studiato un anno per fare. Dicono che è fra le preferite di quest'anno. Ah, bene, bene. Ho sentito che anche Loredana Bertè. Anche Loredana Bertè, però Fiordaliso pare un po' di più. Grazie mille. Però grazie. Volevo dirti una cosa. Sì. Ma Fiordaliso, quando sei preparato uscendo dalla casa? Ma Fiordaliso in realtà è in casa, cioè almeno... No, è uscita. Ah, è uscita. Quindi... Anche tu però. Scusa, sono dedicato a Sanremo. Ma... Adesso allora vabbè, chiediamo adesso della canzone di Massimo sì, Ranieri. Sì, dai. Sì, ecco, ecco. Chiediamo a questo ragazzo, ciao. Volevo chiedere che cosa ne pensi tu della canzone che ha fatto Gianna Nannini nella prima puntata? No, mio parere è bella, anche a livello di testo, diciamo, qualcosa di originale. Ma hanno detto che era un po' ripetitivo nel ritornello, ricordava sì, un altro però pezzo. Secondo me è questo quello che entra in testa. Come tormentone. Sì, a mio parere sì. Dicono che potrebbe vincere lei. La ripetizione a volte può essere anche un punto a favore.